Tutti. Oggi voglio stare in questa atmosfera un po' più soft, con queste luci un po' più soft, anche se vi mostrerò semplicemente dei prodotti per la cura e la bellezza. Sono dei prodotti che ho acquistato su Look Fantastic. Ho già preso altre cose e oltretutto con questo sito sono anche affiliata perché offre la possibilità di acquistare una quantità pazzesca di marche, make-up e di cura proprio della pelle, che per esempio anche la MAC Cosmetics, ma sono veramente tantissime, tutte le migliori marche di make-up e skincare, diciamo che ci sono. Spesso ci sono anche delle offerte strepitose, degli sconti, e quindi ho detto ok, ne approfitto per acquistare cose per me, ma anche per poi poterle linkare a coloro che mi seguono. Quindi giù trovate proprio nella dicitura sotto il video tutti i vari link ai diversi siti con cui sono affiliata, ma sui quali anche acquisto i prodotti per me. Ma cominciamo. Allora, come sapete, non sono abituata a spendere molti soldi in queste cose, anche se ultimamente ne ho spesi un po', però diciamo che cerco sempre di fare l'affare e di trovare qualcosa a prezzi molto vantaggiosi. Vi dicevo, ho acquistato cose molto molto particolari. Ecco qua. La cosa più normale, diciamo, è questa, è il Nuxe Red Daniel, che me l'avete consigliato in diversi per le mie labbra secche e screpolate. E appunto hanno anche su Look Fantastic c'è tutta la linea Nuxe in vendita. Vedete? Ecco. E guardiamo com'è. Attualmente sto alternando diversi balsami. Ho un balsamo della Veleda, un tubettino che lo tengo in borsa, anche quello acquistato su Look Fantastic, ma quello, se preferite, credo che lo troviate anche su Primo Bio o sul Giardino dei Libri, sempre link qui sotto. Poi ho il Lanolips, ecco il Lanolip, quindi ho il balsamo labbra della Veleda in borsa, il Lanolip lì allo specchio del bagno, e poi ho acquistato anche questo, il Rêve de Miel, e me lo voglio tenere sul comodino proprio per applicarlo la sera prima di dormire, in modo da sfruttare i vari principi di questi balsami. Ah, il profumo è buonissimo, sa di agrumi, guardate. Lo vedete, giallo? È un profumo molto molto delicato, quindi questo per il comodino. Vediamo un po', dentro c'è scritto un sacco di cosine. Se ci fosse scritto qualcosa in italiano. Balsamo labbra al miele, ultra nutriente riparatore. Labbra ultrasecche e rovinate. Questo trattamento concentrato al miele, propoli e oli preziosi lenisce immediatamente, nutre intensamente e ripara le vostre labbra screpolate. Provata efficacia in condizioni di freddo estremo, le labbra ritrovano la loro naturale morbidezza per il 90% delle utilizzatrici. Contiene l'84,5% di ingredienti naturali. È senza parabeni e voglio sperare che non ci siano neanche siliconi, eh? Voglio sperarlo fortemente. Ed ecco qua il primo acquistino. Poi
Ho scoperto su Lookfantastic una linea molto 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 conveniente che si chiama The Ordinary. Probabilmente voi la conoscete già e ho acquistato questi tre prodotti qua. Questi. E sono l'acido mandelico, il resveratrolo e acido ferulico. E 100% derivato di piante esqualane. Cominciamo una cosa alla volta. L'acido mandelico, io l'ho provato perché l'unica volta che ho fatto un trattamento estetico per la pelle con un medico estetico, mi ha fatto un peeling a base di acido mandelico, proprio per le macchie. Ah, premetto. Oggi in faccia ho soltanto il rossetto Ruby Woo di MAC, matita nera di Avon, MAC, e il mascara Avon, MAC, e poi ho soltanto un pochino di blush, quindi non ho dato né ombretti, né fondotinta, né correttore, quindi vedete la mia pelle, diciamo, al naturale. Torniamo indietro. L'acido mandelico mi aveva fatto il peeling anche per la pelle un pochino macchiata. Infatti, vedete, io vi volevo far vedere appunto le mie macchie. Questa è quella più bruttina, però anche qua la pelle, vedete, comincia ad essere un po' macchiata. E queste macchie sono venute tutte, quelle da segni, da cicatrici dopo i 40, però queste qua anche dopo i 45. E sono dovute sia all'invecchiamento ma anche a un'esposizione al sole senza protezione. Quindi l'acido mandelico va a schiarire anche la pelle, va a schiarire anche le macchie, e quello che ha di bello, mi diceva questo medico, è che può essere usato anche durante la stagione estiva. Molti trattamenti antimacchie, se poi ci si espone ai raggi solari, non possono essere usati. L'acido mandelico sì, per questo io quando ho visto questo prodotto ho detto me lo prendo. Allora, i prezzi sono estremamente contenuti perché mi sembra che ciascuna di queste bottigliette qua costi sui 6 euro e mezzo, quindi questa The Ordinary è un'azienda che produce soprattutto appunto queste materie prime che spesso troviamo mescolate nelle varie creme. Oltretutto su Lookfantastic mi sembra se si arriva, non mi ricordo se a 29 euro di spesa o anche meno, c'è la spedizione gratis, quindi è veramente comodo. Allora, acido mandelico al 10%, vi leggo cosa c'è. Anzi, vi leggo il modo d'uso se c'è in italiano, spero di sì. No, c'è in inglese, c'è in francese. Vabbè, c'è in francese. Allora, provo a tradurvelo. Applicare una volta al giorno, preferibilmente la sera, può essere diluito con altre cure per ridurre la concentrazione di prodotto fino a che la pelle non diviene più tollerante, quindi può bruciare un pochino, perché è comunque un acido. Quando si dà, questo qui puzza un pochino di aglio. Evitare qualsiasi contatto con gli occhi, quindi devo stare attenta. Se io voglio applicarlo qui, dovrò stare attentissima. Penso che lo metterò su un cotton fioc e lo andrò ad applicare qui, stando molto attenta che non goccioli, e ovviamente non mi avvicinerò a questa zona. Poi limitare la frequenza e la durata di uso, quindi cioè, non è che si può usare tutta la vita, magari uno fa un ciclo, tipo una settimana, ti dai questo prodotto per fare un po' per schiarire un po' la pelle. In caso di irritazione, sospendere l'uso e consultare un medico, utilizzare solo conformemente al modo di impiego su pelle intatta. Quindi non su abrasioni o ferite, ovviamente. È consigliato effettuare un test cutaneo prima dell'uso. Per una guida dettagliata sulla procedura,
da seguire per effettuare un test cutaneo, consultare il nostro sito internet. Vedete? È una boccettina, no, dentro non c'è scritto altro. È una boccettina molto semplice, sembra proprio una medicina, vedete? Acido mandelico al 10%. E questo è uno. Poi ho preso questi altri prodotti per rinforzare i prodotti che già sto continuando a finire, le creme che avevo di scorta, che magari non sono super forti, e allora ho detto vabbè, finché non magari non acquisto una linea completa che mi interessa e che ho voglia di provarla tutta insieme, ho detto intanto aggiungo queste cure in più. Questi, per esempio, ho finito il siero di Filorga, l'ho terminato, e quindi ho detto vabbè, prendo queste cose qua magari per sopperire un po' al discorso serio siero, scusate. Allora, questo è 100% squalane derivato da piante. Applicare qualche goccia quotidianamente o secondo il bisogno sul viso, di preferenza dopo la pulizia del viso, ovviamente. Anche qui dice in caso di irritazione sospendere, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo, lo squalane, è ovvio che ha una funzione antirughe e anti-age sulla pelle, è un idratante, pare che sia un idratante abbastanza potente, adesso lo proverò, poi vi saprò dire. Quindi l'ho preso da usare al posto del siero, qualche goccia da dare al posto del siero prima della crema. Anche questo è uguale all'altro come confezione. Infatti questa linea The Ordinary punta al principio attivo e non assolutamente al packaging. Vedete, è un packaging molto molto essenziale, sembrano proprio medicine, e è veramente, che posso dire, sicuramente risparmiano per quanto riguarda la parte fashion, no? E quindi possono praticare dei prezzi un pochino più bassi. The Abnormal Beauty Company, qualche goccia, vabbè, qui c'è scritto le stesse, ci sono scritte le stesse cose. Comunque, sul sito Look Fantastic ci sono le spiegazioni abbastanza dettagliate di questi prodotti. Se voi cliccate sul link e poi andate a vedere proprio sul sito, sotto c'è scritto come si usano, a cosa servono, insomma, sono specificati abbastanza bene. Infatti io li ho scelti basandomi su quello che era scritto proprio sul sito. E infine ho acquistato questo resveratrolo 3%, acido ferulico 3%, senza acqua, alta potenza, antiossidante formula. Quindi non è inutile che ve lo apro, tanto che questa è una boccettina uguale, identica all'altra. Non c'è l'acqua proprio per rendere questo prodotto puro e concentrato. Nel frattempo qui sta arrivando il mio striscino, che in questi giorni ci ha fatto patire tanto perché è stato male, 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 adesso ci fa diventare pazzi perché va curato e deve prendere tante cosine, insomma, un po'. Vero, Striscia? Amore? Allora, ecco, infatti è qui che ora ha fame, ma vabbè, non ci incastra niente, chiusa parentesi. Applicare solo o dopo il siero a base d'acqua e prima di oli o creme più spesse. Quindi posso applicare prima lo squalane, poi anzi magari prima metto il tonico che è acquoso, poi metto lo squalane, il tonico quello del bio biologico che vi ho fatto vedere forse in un altro video, non ricordo quale. Poi metto lo squalane, poi metto questo e poi la crema. Comunque ecco qua i miei
acquisti. Eccoli qua. Spero che questo video lo abbiate trovato interessante perché vi ho fatto vedere delle cose che non conoscevate. Allo stesso tempo spero anche di avervi rilassato con questa atmosfera un pochino soft. Io vi saluto e vi do appuntamento a un altro video, sempre qui sul blog oppure su Arasule ASMR. Ciao!